la ministra Azzolina ha detto che praticamente dai dati che sono stati dati l'impatto della riapertura delle scuole non è stato importante sulla pandemia. Ci sono pochi contagiati tra gli alunni, tra gli studenti, lo 0,021. La sua sensazione invece qual è? Ma la mia sensazione è che è presto per chi fa facili allarmismi, prima ancora che aprissero le scuole, ed è presto anche per quelli che possono essere approssimativi entusiasmi rispetto a questo. Insomma, i casi non sono pochi. Ieri il tavolo che abbiamo fatto si parla di una trentina di scuole che sono comunque interessate anche da un solo caso positivo, quindi insomma sicuramente le scuole non contribuiscono allo Stato alla diffusione evidente del contagio, quello che noi avevamo pensato. Anzi, la scuola è incredibilmente per alcuni, per me no, uno dei luoghi più sicuri, perché c'è attenzione, c'è scrupolo e tra l'altro gli insegnanti possono avere una grande funzione pedagogica nei confronti dei ragazzi sul come comportarsi fuori la scuola. Quindi allo Stato vedo che è stata assolutamente importante, positiva e lungimirante la scelta di iniziare l'anno scolare. Poi l'abbiamo detto, sarà un anno altalenante, probabilmente in alcuni momenti si dovrà fare didattica a distanza, ma per ora ci sono le condizioni per tenere ben saldo un capisaldo della democrazia che è quello della scuola. Quindi in questo momento grande attenzione come su tutto, grande scrupolo, però si va avanti con le scuole.